Ciao recenziani e bentornati sul canale. Questa settimana per me è stata un po' particolare, un po' piena di cose da fare, soprattutto perché ho fatto operare di nuovo il mio cagnolino e quindi sto un po' facendo le notti tipo infermiere qua a casa con il cane che è nel pieno del post-operatorio e si sta riprendendo molto lentamente perché purtroppo con l'età che ha diventa più difficile e quindi mi diventa difficile anche seguire un po' tutte le cose che mi ero progettato di fare. Infatti oggi è giovedì, cosa stranissima che registro di giovedì. Ieri è stato il Cinema Today di dicembre e io in pratica non ho potuto scegliere nulla perché oltre a stare appresso al cane dovevo scegliere degli orari molto strani, molto inconciliabili con quello che sto facendo ora. Come potete vedere dietro di me, visto anche il periodo natalizio, sono tornato avanti all'albero e è un modo come un altro, uno per scusarmi della qualità pessima del video precedente e un po' anche per augurare a tutti buone feste. Però prima di perderci in queste melanconie e nei riti di queste feste, non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo! Il libro di cui parlerò oggi è Le avventure del signor Don Chisciotte della Mancia, libro che avevo adocchiato al Comic Con di quest'anno, che volevo prendere, che ho iniziato a sfogliare lì e proprio sfogliandolo ho deciso che questo era il libro che faceva per me, proprio per le immagini che ho visto e che mi hanno rievocato tantissimo un ricordo che avevo nel periodo in cui alle medie, mi sembra, non ricordo bene, alle medie con la professoressa d'italiano Catello o alle superiori con la professoressa d'italiano Marengo, ci avvicinavamo per la prima volta alle storie del Don Quixote di De Cervantes. La cosa bella e straordinaria di questo libro è il fatto che le immagini raccontate nel testo si combinano con quelle raccontate appunto nei disegni, che sembrano in un certo senso andare l'una contro l'altra, perché Marcello Di Mezzo, scrittore, riesce a prendere quelle che sono le strutture e i panni dei personaggi principali di questa storia, della storia originale, e li trasforma e li fa indossare a due personaggi, possiamo dire, un po' più moderni, un po' più attuali. Mentre nel frattempo Andrea Scopetta attualizza questa storia rendendola più vicina ai bambini, sfruttando quindi le, possiamo dire, icone di un ragazzino con i capelli rossi e di un orsacchiotto, penso, di peluche, che invece di cavalcare un ronzino e un asino, qui cavalcano un cavallo di legno e una specie di carriola con la testa da asino. Di Mezzo quindi prende a pretesto le storie originali del Don Quixote e le trasforma rendendole più appetibili, possiamo dire, alla fascia d'età che io immagino sia adatta per questa lettura, che è quella del 6 anni 11, e quindi prende questo Alonso, ormai impazzito per le troppe letture nelle quali si è immerso. Suppongo che io non farò mai una fine del genere, o forse già l'ho fatta. E impazzito per queste letture vede il mondo un po' a modo suo, un mondo che si trasforma in visioni costanti di avventure fuori dall'ordinario, di continui viaggi nei quali anche riferimenti del reale si trasformano in riferimenti al fantastico. Uno tra tutti, ed è proprio il ricordo che più mi ha costretto, per così dire, ad acquistare questo volume, è il racconto del Don Quixote contro i mulini a vento, quest'icona ormai impressa nella memoria dei più. A me, quando ero a scuola e leggemmo per la prima volta quel passo, mi ha fatto in questo caso tanto ricordare quell'attimo, quel momento in cui per la prima volta ho letto l'originale di De Cervantes e c'era quest'uomo a cavallo con tanto di armatura che si andava a scontrare contro i mulini a vento credendoli
dei giganti. E quindi questo ricordo, visto nell'illustrazione di Scoppetta, mi ha fatto tornare tanto indietro nel tempo e mi ha costretto a comprare questo libro. Ma ovviamente è solo uno dei tanti pretesti narrativi che in questa storia vengono ripresi. Purtroppo il libro non è il primo. Questo è il seguito di un altro che presenta i personaggi di Don Chisciotte e Sancho Panza, e qui invece le storie principali e più importanti della storia originale vengono recuperate e trasposte in un linguaggio che forse sembra un po' troppo aulico, un po' troppo difficile da far comprendere a un bambino. Però io immagino sempre che sia un adulto a leggere, a interpretare, a dare un tono al racconto e a indicare, in base a quello che sta leggendo, le illustrazioni al bambino, che, aiutato proprio da questi disegni straordinari di Scoppetta, riesce anche a capire, a immergersi nella storia. Storia che, invece di essere appunto pesante e difficile nel linguaggio che è utilizzato, perché forse un po' troppo lontano dal linguaggio più comprensibile per i bambini, diventa molto più semplice appunto grazie ai disegni. Per cui la fusione tra Di Mezzo e Scoppetta io penso che funzioni molto bene, e anzi questi disegni, soprattutto in copertina, molto autunnali, quasi posso dire romantici, hanno un fascino eccezionale. Anche il modo di narrare di Di Mezzo si accompagna molto bene ai disegni. Disegni che prendono un poco i toni del pastello, accostamenti molto caldi, avvolgenti, appunto posso definirli quasi idilliaci, che trascinano e che quindi rendono la visione, l'accostamento con il testo in maniera molto molto forte e determinata. Il racconto quindi si accompagna a queste illustrazioni, quasi stesse sviluppando nella nostra immaginazione la stessa magia e le stesse stregonerie che il Don Quixote pensa di dover affrontare in ogni sua avventura, proprio perché l'abbinata testo-immagini funziona molto bene. E quindi questa, possiamo dire, stregoneria, questa magia che ci fa vedere le visioni irreali e da sociopatico, psicopatico del Don Quixote, in un certo senso aiutano anche noi a immergerci in questo capolavoro. Questo libro è editato dalla Lavieri, scritto appunto da Marcello Di Mezzo e disegnato da Andrea Scoppetta, ha un costo di 13,50 euro e la copertina, in questo piccolo formato molto carino da tenere, mi ricorda molto i libri di quando ero piccolino e mia madre mi leggeva le storie prima di andare a letto. Questa copertina cartonata, le pagine non hanno quella patinatura lucida che con la luce non fanno ben vedere le immagini, uno perde il testo, deve inclinare meglio il libro, anzi sono pagine molto spesse, molto belle, gli angoli molto vivi, un odore bellissimo, forse la copia che ho io, ma a me piace tantissimo questa edizione. Una stampa veramente ben fatta, stupende queste illustrazioni quasi a tutto campo, che sfruttano ambedue le facciate della pagina. Fa parte della collana della Lavieri chiamata I Randaggi, ed è appunto questa la seconda storia di due. Quindi, avendo letto questa, non sapendo che ce n'era una che la precedeva, avendola letta penso che sia il caso di recuperare assolutamente la prima parte, perché se la seconda funziona così, figurarsi la prima, che penso l'esperimento numero zero col quale questi due scrittori e disegnatori si avvicinano a questo mondo disegnato in primo modo da Cervantes, in prima maniera da Cervantes. Quindi questo libro, che tanti ricordi ha risvegliato, continuerà a trascinarmi indietro nel tempo e a farmi vedere quasi con nostalgia i primi momenti nei quali ho letto, anche se poco devo ammetterlo, la storia originale di De Cervantes. Questo personaggio, Don Quixote, visto molto spesso come un personaggio scocciante perché andava contro i mulini a vento, un pazzo, un deficiente, a me invece ha sempre affascinato tantissimo la cavalleria, vista anche questa maniera, e anche la devozione e l'affezione di Sancho Panza, seppur non sia una devozione senza un ritorno, perché appunto questo scudiero, che ha abbandonato la moglie di cui quasi non ricorda il nome, è interessato soprattutto non tanto alle avventure del cavaliere, ma dal fatto che la sua ricompensa potrebbe essere un'isola tutta sua da governare. Io mi fermo qui, spero tanto che
se dovete fare un regalo per Natale ai bambini della vostra famiglia, possiate indirizzarvi su questa storia. Appunto, in me rievoca tante cose e leggerla mi ha fatto davvero divertire tanto. Ed è un modo come un altro per accompagnare i bambini nel mondo della fantasia e farli tornare poi nella realtà con degli strumenti nuovi che li possano aiutare appunto a superare le difficoltà o anche le sfide dell'avventura che è la vita. Ovviamente, se voi avete letto questo libro o addirittura la storia originale di Miguel de Cervantes, fatemelo sapere con un commento qui sotto utilizzando l'hashtag re-censorisponde. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, fammelo sapere cliccando il mi piace qui sotto. Ti ricordo che sono su Facebook, Twitter e Google+, ma mi trovi anche su Telegram, Periscope e Instagram. Non dimenticare di iscriverti al canale. Noi ci vediamo venerdì prossimo per una prossima puntata. E se riesco a vedere Rogue One, sicuro ci vediamo venerdì prossimo. Sempre qui, sempre su Recenso, pronti a sfogliare nuove storie e a volare nel mondo della fantasia. Buone feste e Santo Natale a tutti!